Halloween, Halloween, è la notte di Halloween. Schiaccia subito il tuo fettuccino o farai una brutta fine. Halloween, 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 è la notte del terror. Vuoi usarti un secchio d'acqua se lo offri con amor? Se il fantasma che ti suonerà la tua offerta non vedrà, gli incubi che tu avrai saranno la realtà. Oggi vi recensirò ben 5 bustine di Jelly Planet Horror Edition, bustine prodotte dalla Sbavam. E andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Allora, questa è la bustina. E all'interno di queste bustine possiamo trovare 9 di questi personaggi, direi. Perché anche se qui troviamo un organo come l'occhio, però diciamo in questa collezione avrà un suo nome, quindi è come se fosse un personaggio stregato, diciamo. Allora, e troviamo il fantasmino, la zucca, la mano, che potrebbe essere anche la mano della mitica serie televisiva di Addams Family, la famiglia Addams, che mano, ecco la mano, da noi si chiama mano. Nella serie originale si chiama The Thing, o Thing, cosa. Comunque, troviamo appunto la mano, uno scarafaggio, un occhio, gatto nero, un teschio, con sopra questa candela, un pipistrello, un ragno e nient'altro. Alcuni sono glow in the dark, quindi si illuminano al buio. Andiamo a vedere cosa troviamo, quali di questi personaggi troviamo all'interno di queste bustine. Dai, iniziamo da questa. Qui troviamo The Thing. Mano. Abbiamo trovato la mano. Bellissima. Sono super morbidi, gommosi, allungabili, profumati, devo dire, sembrano dei dolcetti per come profumano. E in più sono qui anche a ventosa, si possono appiccicare. Ecco, vedete? Hanno anche una ventosa sotto, quindi bellissimo! Troppo troppo... Batti 5, bro! Ok, bellissimo. Comunque lasciamo stare. All'interno, ecco, troviamo un mini poster. Vedete? Un mini poster dell'oggetto, del personaggio che troviamo all'interno. E la mano è glow in the dark. Ecco, la mano si chiama Tabitha. Tabitha? O Tabata? No, Tabitha. Comunque, trick on track. Ok. Glow in the dark, sorprese da paura. Eh sì. Qui troviamo tutta la checklist. Checklist. Molto carini. Vediamo qui cosa troviamo. Oh, gatto nero. Qui abbiamo trovato il gatto nero, sempre super squishy, super morbido, allungabile, profumoso, molto molto carino. Black Cat. Abbiamo trovato Black Cat, sempre appunto con qui la ventosa sotto. Cosa troviamo qui? Wow, questo bellissimo teschio con la candela. Mi manca la mascella o la mandibola. E questo è il secondo glow in the dark, perché mano e il teschio sono glow in the dark, il gatto nero no. Rimangono due. Wow, la blatta! Abbiamo trovato lo scarafaggio. O scarafone, bello guaio. Bellissimo, sempre squishy, sempre morbidoso, allungabile, profumoso, attaccabile. Perché non ti attacchi?
Abbiamo capito, a posto. Comunque, il pipistrello abbiamo trovato The Bat, che si chiama nella lista il pipistrellino The Bat. Si chiama Vladi, e certo, come si poteva chiamare se non Vladi? Molto molto carino il pipistrellino. Ecco. Lui prende subito la blatta, no. La blatta non si attacca. Comunque, lasciamo stare. Allora, abbiamo trovato questi 1, 2, 3, 4, 5 personaggi di questa bellissima, devo dire, serie. Oggi, come vedete, per l'occasione vi recensirò questo bel teschio, questa bella crozza. Fittina crozza sopra Nugalnone. Comunque, oggi vi recensirò questo bel cranio per la linea Zuru Smasher, che appartiene alla nuova serie Dino Island o Dino Island. Comunque, lasciamo stare il mio inglese che fa pena. Comunque, direttamente appunto abbiamo questo grande uovo di Pasqua a forma di teschio, dove contiene circa 30 sorprese. Qua dice addirittura oltre 30 sorprese. Comunque, dice subito: provami, perché c'è un gimmick sonoro e luminoso. Vediamo subito. Bellissimo, davvero. Arr. Benvenuti all'isola dei dinosauri. Arr. Comunque, non vedo l'ora di aprire, perché appunto questo è protetto da questa plastica lucida. Dove noi lo giriamo, appunto, e sul retro, appunto, di questa plastica lucida c'è stampato un po' tutto il, come dire, il tragitto che dobbiamo fare, perché si apre questo, appunto, questo guscio a teschio. C'è una mappa, ci sono delle bustine, dove c'è della sabbia, ci sono dei liquidi, e all'interno di queste bustine si trovano dei pezzi per costruire un dinosauro. Qua appunto c'è scava e scopri, costruisci il dinosauro, l'occhio che si può estrarre dal teschio. Comunque, non perdiamo altro tempo e iniziamo ad aprire questo bel uovo di Pasqua stile Halloween. Comunque, allora, qui c'è proprio la cerniera, una cerniera. Sotto questo rivestimento di plastica lucida è scolpito in maniera molto dettagliata, e per me uno dei giochi principali è quello di dipingere questo cranio un po' come è raffigurato in questa pellicola lucida. E non ho usato la mia forza bruta, quindi leviamo un po' la faccia. Se mi incazzo. Ok. Oh, come vedete, appunto, abbiamo il teschio.
scolpito nei minimi dettagli, però appunto è tutto bianco, è tutto da dipingere. Quindi per me il primo gioco è questo, dipingere proprio questo bellissimo teschio. E quindi per me già la prima sorpresa è questa, appunto questo guscio, questo bellissimo guscio. La seconda è l'occhio, questo occhio elettronico, e il terzo è questa testolina di dinosauro. Allora, adesso andiamo ad aprire il nostro teschio, anche se da una parte sembra già aperto comunque. Io comunque già mi sono preparato di alcuni piatti, cosa che comunque consiglio anche a voi se comprate questo tipo di giocattolo, perché comunque io ve lo consiglio, io ve lo sto recensendo, però comunque vi consiglio perché sembra un giocattolo molto molto divertente. È un gioco che credo sia davvero spassoso farlo. Ok, farlo appunto tra genitori e figli, o magari appunto tra zii e nipoti. Ok. Vediamo adesso tutto il contenuto che c'è all'interno. Analizziamo adesso tutto il contenuto che troviamo all'interno di questo teschio. Allora, intanto vi anticipo che l'occhio all'interno si può estrarre, basta levare la linguetta. L'occhio non ripete più la frase che avete sentito prima, ma ne dirà altre. Questa è quella di prima. Ok. Bellissimo. Vedete, cambia anche colore, stupendo, fantastico. Cioè, già solo questo merita l'acquisto, ragazzi. Stupendo, davvero stupendo. Comunque, poi vi mostro come si leva l'occhio. Comunque, nel dettaglio, tra poco ve lo mostro. Intanto analizziamo il contenuto. Allora, abbiamo uno è caduto già, no, due sono caduti a terra. Abbiamo, se non sbaglio, sì, 4, 5. C'è un altro piatto caduto, ok. Ci sono 5 ovetti di questi. Troviamo 5 ovetti di questi. Vedete con la scritta Smasher. Sono ovetti che naturalmente qui c'è una pellicola. Voi levate la pellicola, rompetelo l'ovetto. È un ovetto in plastica che si può ricomporre, quindi realmente non si rompe nulla. E allora troviamo questi 5 ovetti e poi abbiamo queste bustine. Ci sono anche qui, vedete, e qui c'è la mappa dove noi appunto, dove la mappa ci guida e ci dice appunto cosa aprire prima, cosa, ecco qui, questa è la mappa vera e propria, dove dobbiamo grattare queste caselle come un gratta e perdi. Qui troviamo pure la base per mettere l'occhio, perché diciamo il contenuto diventa una specie di gioco da tavolo. Ok, diventa una specie di gioco da tavolo. Comunque, essendo che io già so un po' il
il percorso di questo gioco. Allora, direttamente noi dobbiamo aprire prima le buste, c'è un ordine, ma io dico chi se ne frega, apriamo direttamente a caso o a muzzo, diciamo, come si dice qui da me a Palermo. Allora, apriamo questa, iniziamo ad aprire questa, dai. E qui in queste buste in pratica non si trovano altro che dei pezzi per costruire lo scheletro di un dinosauro. E possiamo scegliere, cioè possiamo trovare due tipi di dinosauro. Uno è lo scheletro del megalodonte, l'altro è lo scheletro del T-Rex. Allora, se non sbaglio, questo dovrebbe essere un pezzo del T-Rex, perché se non sbaglio, se noi troviamo il teschio con il piccolo dinosauro scuro, si trova il T-Rex. Con il dinosauro con la testolina del dinosauro rosso, troviamo lo scheletro del megalodonte. Quindi qui si dovrebbe trovare lo scheletro del T-Rex. Vediamo se è vero. Mi sembra questo, perché qua c'è la mandibola, qua c'è proprio il corpo, qui la gabbia toracica, qui la spina dorsale. Comunque, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere il T-Rex. Se qui la parte del corpo non è circondata da sabbia o... Scusate che lo apro, un po' con una violenza estrema. Una violenza che solo Rock Wayne sa fare. Ok, wow. Okay, qui troviamo la parte del cranio, della parte superiore. Ok, qui abbiamo la parte del cranio superiore del T-Rex, esatto, ho indovinato bene. Ok, qui c'è tutta questa sabbiolina. Ora ve la mostro un po' nel dettaglio. È un po', già ce l'ho un po' qui attaccata, appiccicata. Sono queste palline. Wow. Ok, quindi è una specie di, vedete, sono tante piccole palline che si compattano. Si ci può giocare. È una sabbia a palline che si ci può giocare, si possono fare pure delle forme. Comunque non sporca, non è molto appiccicosa. Ok. Qui è un po'... Dovrebbe essere un po' pulito. Vediamo. Comunque. C'è un motivo perché fa così. Ok, e il T-Rex, abbiamo trovato il T-Rex. Avevo ragione. Allora andiamo avanti. Qui non c'è niente. Qui invece una bustina un po' piena di liquido, dove sono i piatti. Ok. Allora, qui un pochettino ci sporcheremo. Perché non si apre come voglio io? Ok. Wow. Vedete? Qui troviamo i piedi e sono tutti schifosamente sporchi di questo liquido.
scuro, di questa melma scura, wow. Qui appunto troviamo le gambe, non i piedi, non solo i piedi, ma troviamo proprio tutte le gambe, le due gambe del T-Rex. Perché se non sbaglio le braccine si trovano in un'altra busta, sì, insieme alla coda. Allora, qui leviamo questo pezzo di melma che è rimasto schifosamente. Tipo come faceva Stallone nei suoi film. Sapevo imitarlo bene, Stallone. Quando io lo facevo alla mia ex. Allora. Ok. Comunque, poi merita una bella pulizia perché per ora lo monto. Il piacere di farlo davanti a voi in diretta live, non proprio live, ma siamo lì. Comunque. Ok. Andiamo a prendere l'altra gamba. Oddio, no. Oddio, che schifo. Che schifo. Mamma mia. Wow. Vediamola meglio questa melma. La melma che uccide. Oddio. Madre mia. Comunque, lasciamo stare qui queste cosine. Comunque non sporca, è umidiccia, ma non sporca. Lascia qualche residuo, sì, però non, nulla di che. Ok, e già abbiamo montato quasi tutto il nostro T-Rex. Cioè, io ho iniziato esattamente dalla fine. Perché la prima bustina, se non sbaglio, dovrebbe essere questa, dove si trova qui la coda e le braccine. Qui troviamo un'altra specie di impasto che non è a palline piccole, ma è proprio a molto più compatta. Molto più compatta. Qui appunto troviamo le braccine del nostro T-Rex. Ok, le braccine del nostro T-Rex un po' sporche e la coda. Ok, qui c'è l'altro braccino, che appunto abbiamo questa specie di impasto, però è molto secco questo. E allora, e qui abbiamo costruito il nostro T-Rex. Qui la codina, non ci vuole nulla, è molto semplice. Ok. Le braccine. Ok. E qui abbiamo il nostro T-Rex. Vedete, è uno scheletro di T-Rex, naturalmente è uno scheletro realizzato in plastica, ma è in plastica traslucida, giallina. Io adoro la plastica traslucida, colorata, molto molto bello per me. Ha un effetto molto molto carino. Ed ecco qui il nostro T-Rex dopo una bella pulita. Confermo che alcune di quella sabbiolina, di quelle palline,
appiccicose, rimangono un po' attaccate, quindi proprio si deve un po' strofinare con l'acqua, perché c'è, cioè, alcune ancora sono rimaste attaccate, ve li mostro, quindi. E queste sono attaccate all'interno, quindi si ci deve perdere un po' più di tempo per levarle, però diciamo con un po' di pazienza si levano, quindi, e otteniamo questo bellissimo scheletro di T-Rex. Ripeto, con la testa, dove c'è la testolina del dinosauro scuro trovate il T-Rex, dove c'è la testolina del dinosauro rosso trovate lo scheletro del Megalodonte, quindi grande un grande squalo preistorico. Io ero indeciso tra quale prendere, li avrei presi entrambi, però alla fine ho scelto il T-Rex. Anche perché mi sembrava forse quello un po' più grande. Comunque, lasciamo stare queste. Allora, qui abbiamo la base per l'occhio. Allora, abbiamo ancora 1, 2. Ok, abbiamo ancora gli ovetti e le due bustine. Scusate. Allora, abbiamo qui le bustine. Allora, abbiamo qui ancora due bustine e gli ovetti da aprire. Cosa abbiamo prima? Non lo so perché non posso sentire voi cosa mi state dicendo, però vado per istinto. Apriamo questa bustina. Apriamo questa bustina, vediamo cosa troveremo al suo interno. Abbiamo trovato. Wow! Questa graziosissima e simpaticissima minifigure di questo scheletrino pirata. Che è il personaggio, se non sbaglio, principale di questa serie. Davvero, davvero molto carino, devo dire. Piccolino, ma carino. Molto, molto grazioso. Realizzato in gomma morbida. Molto carino. E poi qui abbiamo questo teschio, il teschio d'oro. Il teschio d'oro del T-Rex. Anche questo realizzato abbastanza molto bene. Realizzato sempre in gomma morbida. Qui, se non sbaglio, abbiamo degli sticker. Degli stickers. Sì, sono dei. Sì, sono stickers 3D, quindi un po' rilevati. Ecco, questo è il megalodonte che troviamo nell'altro modello, diciamo, nell'altro teschio. Soltanto che invece di essere colorato, appunto, è realizzato in versione scheletro. In plastica sempre traslucida, gialla, giallina. Ma quando era vivo era così, il megalodonte. Allora. Sono un po' appiccicati tra di loro? Oh no. Si stava levando la velina. Qui abbiamo una figurina di questo teschio. Pirata. Con gli altri personaggi, ancora lo scheletro del Megalodonte, molto carino. Comunque, abbiamo questi stickers e possiamo aprire finalmente questi ovetti. Smasher, Smasher Eggs. Ok, apriamoli con forza. La forza che solo Rock Wayne sa fare, sa utilizzare. Ok, apriamo il primo ovetto. Wow. Lo apriamo? Oh, tutto rotto. Abbiamo trovato, wow, una miniatura di un uovo dove c'è un grande occhio. Bellissimo. Presumo sia l'occhio del dinosauro che c'è dentro
dentro questo uovo giurassico. Davvero molto molto carino. Ah, che poi può essere anche una specie di gomma dove qui appunto ci inserite la parte superiore della matita. Quindi o lo utilizzate come gomma o magari come appunto abbellimento della parte superiore della matita, anche perché non credo sia una gomma da cancellare, no? Però si può utilizzare anche così. Apriamo quest'altro. Ma che cosa è, porco Giuda? Ma che cosa è? Mi sto rompendo tutte le unghie qui, comunque. Porcururiavolo. Scusate, eh. Mi lascio andare un po' alla mia natura primordiale. Dico cazzate. Apriamo, apriamo. Aspetta un momento che magari riunisco i pezzi di ognuno di loro, così poi me li monto gli ovetti e sono più contento. Apriamo. Andiamo all'altra rottura. Uno, due. Ok. Andato a terra. Allora, ok, qui abbiamo. Sì, sono sempre dei. Sì, qui in cui ci va appunto la matita. Sì, sono sempre questi. Allora, qui abbiamo. Rappresenterebbe tipo metà. Sì, io ci vedo tipo una zanzara giurassica pietrificata nell'ambra rotta a metà, e troviamo appunto questa mitica zanzara che succhiava il sangue anche ai dinosauri, un po' come ci ha insegnato Jurassic Park, sia il romanzo che il film. Abbiamo questa zanzara tutta verde, molto carina. Sì, sicuramente qua si inserisce la matita. Davvero, davvero una bella idea, devo dire. Ora prendiamo questi altri pezzi di questo secondo ovetto, così poi me lo monto e sono più felice. Ok, apriamo quest'altro ovetto. Apriamo, apriamo. 1, 2. Ok, cosa abbiamo trovato? Ok, noi abbiamo trovato un qualcosa che si mette sopra una matita, ma abbiamo trovato una vera e propria minifigure. Allora, che poi c'è, se non sbaglio, un foglietto illustrativo dove sono raffigurate tutte queste minifigure. Allora, qui abbiamo questa volpe tutta d'oro. Sembra che abbia questa coda tipo in pietra, non lo so. Comunque, molto carina. Questa è una minifigura. Siamo arrivati al quarto uovo. Questi ovetti fateli aprire a qualcuno di più grande, quindi o ai vostri genitori o parenti, non lo fate voi bambini, perché questi ovetti è meglio
lì fate aprire appunto a qualcuno di adulto, perché appunto la plastica di cui sono rivestite può graffiare le dita dei più piccoli, quindi è meglio stare attenti. Ok, abbiamo trovato qui questo bisonte, un'altra minifigure, un bisonte tutto grigio, gommoso. Ah, ecco, qui è sempre, può essere appunto la base, la parte superiore di una matita. Qui non c'è, giusto? No, qui non c'è proprio. Questo è sempre tipo a matita. E andiamo ad aprire l'ultimo egg, the last egg, l'ultimo ovetto. Ali morta. Mannaggia. Ok. Scusate se non metto a fuoco, ma qui. Cosa troveremo? Io faccio forza. Ok. E aprite, porco roiavolo. E mi piace che si chiamano Smasher. Comunque, apriamo The Last Egg. Altra minifigure che si può utilizzare con le matite. Qui abbiamo un bellissimo leone tutto rosso, che bello. Ma che carino, molto gommoso. Allora, ragazzi, all'interno di questo cranio troviamo, oltre appunto all'occhio elettronico, oltre a questa testolina di dinosauro che fuoriesce dal cranio, dal guscio cranio, troviamo queste sette minifigures, che alcune appunto possono essere utilizzate per abbellire le nostre matite. Poi troviamo questi stickers 3D, troviamo appunto questo bellissimo scheletro di dinosauro che possiamo montare. Cosa troviamo oltre? Sì, troviamo la basetta. Ecco qui, mi era caduta. Troviamo la basetta dell'occhio, che, come vi ho già anticipato, si può levare dal guscio. Purtroppo non posso mostrarvelo adesso perché, credetemi, mi trovo sprovvisto di un giravite, quindi non posso perdere ulteriore tempo, ma vi prometto che alla fine di questo special di Halloween vi mostrerò l'occhio fuori da questo guscio cranio. Perché? Perché c'è un motivo perché si leva. Perché in pratica l'occhio si inserisce dentro il corpo di questi scheletri.